Momento importantissimo tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che si è verificato dopo giorni di grandissima tensione e preoccupazione tra i fan. I due erano stati protagonisti di una litigata non di poco conto. Infatti si era arrivati ormai alla fine della relazione sentimentale. I due ex protagonisti del GF VIP si erano attaccati duramente e lui aveva addirittura puntato il dito anche contro gli Oriele, ovvero i fan della coppia. E nelle scorse Oriana Marzoli aveva anche annunciato qualcos'altro di fondamentale, anche se Daniele Dal Moro stavolta non c'entrava niente. Ciao a tutti, non posso essere qui con voi stasera. Qui in Italia le cose vanno molto bene. Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Se salterò dall'elicottero? Ok, va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L'unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos o dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l'ora di partire. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Fan sorpresi dalla coppia. Parlando dunque di ciò che è successo poche ore fa, è stato girato anche un video che ha confermato il gesto straordinario di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Lei era nella città di Milano, precisamente alla Rinascente, per pubblicizzare la sua linea di costumi, realizzata grazie anche al supporto dell'ex UED Oscar Branzani. Ma a sorpresa è arrivato pure il suo partner, facendo rimanere increduli non soltanto gli ammiratori presenti ma anche la stessa influencer. Quindi, non era prevista la partecipazione di Daniele, ma ovviamente Oriana è parsa più che soddisfatta e felice di quell'avvenimento. Ma poi sono anche andati oltre. Infatti i due piccioncini si sono messi definitivamente alle spalle la loro mini crisi amorosa, baciandosi davanti a tutti i fan. Si sono anche abbracciati calorosamente e c'è stata una vera e propria ovazione della gente, che ha tirato un bel sospiro di sollievo. La coppia è più unita di prima. E su Twitter chi ha postato il filmato ha commentato: lui che si presenta all'evento, lei tutta feliciona. Il bacio davanti a tutti. Tutti che esultano. Siamo tornati a casa e piango. E anche altri hanno sottolineato il fatto che Oriana fosse all'oscuro di quella meravigliosa sorpresa.